turismo, il Natale a Siena promette bene e torna di moda la meritata vacanza. Fiaccole di Abbadia San Salvatore, tutto pronto per la millenaria festa del fuoco che lega sacro e profano. Cavalli da palio, la figlia di Sarbana alla corte di Briganti. Lo sport, il calcio, partita combattuta, il Siena vince nel finale contro la Rondinella. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, apriamo parlando di turismo. Il Natale a Siena promette bene e torna di moda anche la vacanza di Natale. Sono tornate di moda le vacanze di Natale, così anche le città d'arte, piccoli borghi, godono di questa risvegliata attrazione per la magia del Natale. Si muoveranno i senesi, ma arriveranno anche tanti turisti in provincia di Siena, perché sarà l'Italia la destinazione preferita degli italiani a Natale. A livello nazionale saranno oltre 19 milioni a mettersi in viaggio in occasione delle festività, più 9,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La scelta di recarsi all'estero riguarda un numero ridotto di persone, che punta comunque alle grandi capitali europee. Inoltre, aumenta la percentuale di chi prolunga la vacanza fino a Capodanno, ovvero il 17,5%. Previsioni positive per città e centri d'arte, secondo l'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Toscana Promozione Turistica, su un campione di 548 imprenditori e la ricettività, le presenze e le strutture ricettive dovrebbero segnare un più 1,2% rispetto allo scorso anno. Numeri che ancora una volta ribadiscono la grande forza attrattiva della Toscana, spiega il presidente Eugenio Giani. Le stime del Centro Studi Turistici confermano un trend positivo anche per il periodo festivo e soprattutto un avvicinamento ai numeri pre-pandemia del movimento complessivo 2023, e questo nonostante inflazione, incertezze della congiuntura economica e tensioni generate dai conflitti. Con le vacanze di Natale torneranno in Italia anche le probabili code sulle strade. L'ANAS avverte che saranno 6,5 milioni le persone che si metteranno in viaggio su strade e autostrade, da cui per facilitare lo scorrimento verranno rimossi 171 cantieri. La prevista crescita del traffico sarà del 20%, la tradizione ovviamente prima la gastronomia. E a giudicare alle previsioni, queste feste finiranno in una buffata, e per fortuna c'è stato anche l'intervento dei NAS, che ha portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime avariati o mal conservati. Un Natale in cui non ci si può rassegnare alle guerre, alla pace, questo è il messaggio di auguri del Cardinale Augusto Paolo Iudice. Su Siena TV sarà possibile seguire in diretta a partire da mezzanotte di domani, 24 dicembre, la Santa Messa nel Duomo di Siena, e il 1 gennaio alle 11 la Messa sempre in Duomo. Sentiamo adesso le parole del Cardinale Lo Iudice. Purtroppo ancora un Natale senza pace. In alcune, forse in troppe parti del mondo, come ben sappiamo. Forse ci siamo un po' rassegnati, diciamo che la guerra è inevitabile, e allora questa è una tentazione proprio da rifuggire con tutte le nostre forze. Allo stesso modo di come potremmo avere la tentazione di pensare che la violenza sia inevitabile. Sì, la violenza di questo periodo, troppa e gratuita. La violenza è sempre gratuita, in particolare quando è contro i più deboli, ma noi cristiani abbiamo la certezza che la nostra via, la nostra sicurezza è il Signore Gesù. E in qualche modo dobbiamo ricordarci che la pace, la vera pace, ce la può dare solo Lui, perché la pace è il primo dono di Cristo risorto, sì. La pace è possibile, reale, concreta, se diventa uno stile di vita nelle nostre case, nelle nostre scuole, negli uffici, nelle comunità, ogni giorno. Non possiamo invocare o pensare alla pace che lontana migliaia di chilometri e poi magari nelle nostre strade, nei nostri condomini, la pace non c'è, perché non la viviamo. La pace deve essere praticata ogni giorno, ma forse ancora prima che praticata, custodita, seminata, accolta. Abbiamo vissuto un anno intenso, durante il quale abbiamo provato a creare dei nuovi ponti tra le due chiese sorelle di Siena e di Montepulciano, quelle che mi sono state affidate, partendo dai giovani, poi dai più fragili, gli anziani. Abbiamo tutti ancora nella mente e nel cuore il pellegrinaggio dell'11 ottobre, vissuto con Papa Francesco, che ci ha invitato a seguire l'esempio di Santa Caterina e di Santa Agnese. Chiedo a tutti un deciso rifiuto della violenza, lo ripeto ancora, in tutte le sue forme. E poi chiedo rispetto, solidarietà, amicizia. Sì, lo so, mi direte, queste cose le sappiamo, sono abbastanza scontate, ma non possiamo finire di ricordarcelo, anche e in particolare in occasione di questo Natale.
Ad Abbadia San Salvatore è tutto pronto per la notte delle fiaccole del 24 dicembre, il giorno più atteso dell'anno. Quest'anno sono ben 37 le cataste piramidali di legno sparse in tutto il borgo amiatino. Lorenzo Agnelli. Le fiaccole di Abbadia San Salvatore rappresentano senza dubbio una delle tradizioni ancestrali e misteriose legate al fuoco più affascinanti e uniche al mondo. Si tratta di un rito che celebra una delle più antiche feste del fuoco, nata da una singolare tradizione millenaria intimamente sentita e molto partecipata, che nella città del Monte Amiata si rinnova ogni 24 dicembre. La sera della vigilia il paese infatti si illumina con la luce e il calore di decine di fiaccole che ardono tutta la notte. È un'usanza antichissima che affonda le proprie radici ai tempi dei Romani e alle origini della comunità di Abbadia San Salvatore, una tradizione millenaria che anno dopo anno rinnova con l'antico rituale del fuoco il legame stretto tra riti pagani e la festa cristiana per antonomasia. Ancora oggi si respira un'atmosfera antica e sacra intorno a quei fuochi, certamente rallegrata dai canti di Natale, dalla vin brûlé e dai dolci preparati dagli abitanti del borgo che allieteranno la lunga notte della vigilia. Alle 18, puntuale come ogni anno, viene dato il via alla cerimonia di accensione con la benedizione del fuoco che segna l'inizio della festa con l'accensione della fiaccola davanti al municipio di Via Roma. Da qui i capifiaccola con le loro torce divampanti portano il fuoco che accenderà le altre 37 fiaccole disseminate nel centro storico e in tutto il resto del borgo amiatino. Una storia affascinante è quella delle fiaccole che resiste a guerre, a pandemia e cambiamenti del tempo, per cui l'amministrazione comunale ha voluto intraprendere dallo scorso anno il percorso verso il riconoscimento di questa festa rituale a patrimonio culturale e materiale dell'umanità da tutelare. Ma in attesa di conoscere il responso dell'UNESCO, l'edizione 2023 è pronta ad illuminare un nuovo Natale. Adesso spostiamoci invece ad una curiosità legata al palio. Fra le giovani promesse di Siena, anche la figlia della vincitrice del palio di Provenzano del 2017, Sarbana, Viola Carignani. È nata nella primavera del 2023 la figlia della vincitrice di palio Sarbana, la puledrina di Carlo Sanna, detto Brigante, che la sta allevando insieme alla mamma nella sua scuderia. Impertinente e coraggiosa, la cavallina passa le sue giornate a giocare con Petunia, la bulldog di casa, dimostrando di non temere nulla. Qui c'è una puledra molto interessante perché la mamma è Sarbana, vincitrice di palio, e questa è la figlia che è nata quest'anno. Sì, sì, figlia di Unico di Aigenta. È molto bella. Poi una linea di cavalli che mi sono sempre passato in mano, quindi tutti i puledri, da qui Pro Cuore, Driu, We Red, insomma, sono una linea molto interessante. Quali sono le caratteristiche che ti piacciono di più di questa linea che anche quella di Sarbana? Ma che galoppano, alla fine sono cavalli utili che si adattano a fare tutto. Tutti quanti hanno vinto sia all'ippodromo che in provincia, e quindi sono cavalli utili per il nostro mestiere. Adesso spostiamoci a Castelnuovo Berardenga, dove è stata inaugurata la scuola secondaria di primo grado. Dopo un intervento di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico dal valore di 2,4 milioni di euro. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Taglio del nastro a Castelnuovo Berardenga per l'inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado Giovanni Papini, dopo il laborioso e lungo intervento di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico e funzionale che ha interessato tutta la struttura situata proprio all'ingresso della cittadina del Chianti Senese. Partecipazione massima da parte della cittadinanza, prima fra tutti quella della giunta comunale di Castelnuovo guidata dal sindaco Fabrizio Nepi, che per anni ha seguito l'esvolversi di questo grande e importante traguardo che colloca il suo comune verso il futuro. Questo progetto inizia nel 2019 con il primo finanziamento della regione toscana di circa 400.000 euro che riguardava all'epoca solo l'efficientamento energetico, ma l'amministrazione comunale ha voluto fare una scelta forte, giusta, anche complessa, e ci ha portato anche un iter tecnico e amministrativo molto difficile e articolato. Quello di ristrutturare completamente la nostra scuola investendo 2,5 milioni di euro sulla scuola Papini, con il completo rifacimento sismico, statico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento antincendio, il completo rifacimento interno e esterno dell'intero
edificio. E oggi per noi è davvero un grandissimo giorno di festa e per l'amministrazione comunale è una grandissima soddisfazione, la soddisfazione più grande, cioè quella di restituire alla nostra comunità una scuola nuova, moderna e sicura. Presente anche l'assessore all'istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, che ha voluto partecipare visto il contributo importante della Regione Toscana per circa 400.000 euro destinato completamente all'efficientamento energetico della nuova scuola. E questo è un intervento molto atteso da questa comunità. Io voglio davvero ringraziare il sindaco, tutta la giunta per la tenacia con cui hanno portato avanti questa scelta e per la capacità anche di riuscire ad intercettare finanziamenti diversi che hanno consentito all'amministrazione comunale di poter realizzare questo intervento che da un lato si tratta di un intervento di efficientamento energetico ma anche di messa in sicurezza per una scuola che sia davvero sempre più bella, accogliente, inclusiva, confortevole, innovativa e anche rispettosa e meno impattante sull'ambiente. Questo per noi è un motivo di orgoglio e come amministrazione regionale siamo davvero felici e convintamente al fianco di ogni amministrazione comunale, di ogni amministrazione provinciale che decide di investire sul futuro di un territorio, sulle giovani generazioni, a partire appunto dall'investimento in interventi di edilizia scolastica e sui servizi educativi. Spostiamoci adesso a San Gimignano, al centro civico Le Granaglie. La giunta comunale ha incontrato la cittadinanza per il tradizionale scambio di auguri. Il sindaco Andrea Marrucci ha tracciato anche il bilancio del 2023, parlando anche dei progetti del nuovo anno. Sindaco, l'evento per fare gli auguri ai sangimignanesi è anche un evento per fare un po' il bilancio dell'anno. Sì, un appuntamento tradizionale, quello degli auguri del sindaco e della giunta alle varie articolazioni della società sangimignanese. Ci siamo scambiati impressioni su questo 2023, ma soprattutto abbiamo parlato del 2024. In realtà prima di tutto abbiamo ringraziato tutte le autorità civili, militari, religiose, le associazioni di categoria, ma anche quelle culturali, ricreative, che si occupano di sociale, per aver affiancato l'amministrazione nel 2023. Poi abbiamo parlato del 2024 e sarà un anno che segnerà importanti traguardi, perché sarà aperta la circonvallazione, è questione di poche settimane ormai, circonvallazione all'abitato del centro storico, che ridisegna la viabilità, la sosta, gli approdi attorno al centro storico patrimonio dell'umanità, ma anno nuovo partiranno anche lavori di recupero e di risanamento dell'ex carcere di San Domenico, un luogo di chiusura, prima convento poi carcere, che torna alla fruizione pubblica, un investimento da oltre 22 milioni di euro. E poi partiranno anche i lavori per la riqualificazione dell'ex ospedale di Santa Fina, anch'esso in centro storico, 16 milioni di quadro tecnico economico complessivo, la prima fase che ne conta quasi 10, per dare alla Valdelsa a San Gimignano una nuova residenza, una nuova RSA per anziani da 40 posti, di cui abbiamo gran bisogno. Ma il 2024 sarà anche l'anno che vede l'inizio dei lavori, che abbiamo già consegnato all'impresa che ha vinto la gara d'appalto, per 5 milioni e 8 per la nuova scuola elementare del capoluogo, con annesso auditorium da 250 posti. Un'azione importante, che non è solo un investimento rilevante in edilizia scolastica, ma che è anche un'operazione di comunità, perché una volta realizzata la nuova scuola, l'attuale scuola sarà destinata a sede per tutte le associazioni sangimignanesi. È stata indetta a Colle Valdelsa da parte della Proloco la gara per la vetrina natalizia più bella, un'iniziativa realizzata per il terzo anno per dare valore al commercio locale e anche invitare i cittadini ad acquistare nelle attività locali. Dettagli nel servizio di Simone Damianturi. Questa iniziativa, la vetrina più bella, è un evento che risale a 3 anni fa, grazie a un'idea del consigliere Emiliano Massai, nata con l'intento di valorizzare i nostri imprenditori. Quindi è riuscita abbastanza bene e col passare del tempo si è avuto un incremento sia dal punto di vista di gradimento e anche di partecipazione. Quest'anno devo dire che è stata piuttosto molto interessante, infatti hanno partecipato mi sembra 40-45, non chiamerei neppure concorrenti, perché non si tratta di un concorso a scopo lucrativo, ma semplicemente quasi una gara. Infatti i premi sono stati realizzati interamente da maestri vetrai collegiani, artigiani, eccetera. Quindi l'importante per tutti è quello di aver partecipato e non di vincere. Torna appunto questa bella iniziativa della Proco, che è nata dopo
il Covid per promuovere appunto le attività e diciamo il fare acquisti tra le attività collegiane nel periodo natalizio e subito dopo il Natale. Come amministrazione appunto quest'anno faremo parte, diciamo, anche noi dei premi, abbiamo deciso appunto di promuovere appunto il commercio del centro della nostra città. Spostiamoci a Chianciano Terme, dove è stato avvistato un lupo in pieno centro urbano vicino allo stabilimento termale Sileni. Il servizio di Francesca Campanelli. Ci troviamo a Chianciano Terme, siamo in prossimità del noto stabilimento Sillene, proprio sopra Piazza Marconi. È qui che la scorsa notte Gabriele Lazzerini, che abita proprio in un edificio che si affaccia sulla piazza, ha fatto un brutto incontro, Gabriele. Ieri sera ero in terrazza verso mezzanotte, l'ultima sigaretta prima di andare a letto. Sento dei rumori qua sotto. Io abito lassù al quinto piano da quell'angolo là di terrazza e affacciandomi ho visto quello che a me sembrava un lupo, che poi dopo è stato confermato, lupo cecoslovacco, quello che era in questa zona qua e girava, era con la testa dentro quel cancello là. Allora prendo il telefono che avevo in camera e faccio questo video e era qua che camminava, girava, è entrato là dove è lo stabilimento Teia e meno male che era al quinto piano. No, è stato un avvistamento strano, perché sì, ogni tanto qualche animale selvatico, cinghiale, dei caprioli si vedono, però insomma un lupo cecoslovacco è sempre un avvenimento degno di nota, insomma, no? Un video che tu hai pubblicato e subito si è scatenato il dibattito. Se si leggono tutti i commenti e tutti sono d'accordo, sembrerebbe un lupo. Non sono un esperto di lupi, a me sono un esperto, sono un appassionato di macchine, ma lupo o lupo cecoslovacco è come un Porsche, un 911 o un GT3. Qualcuno suggerisce, parla di un animale, di un lupo appunto, che si sarebbe, come dire, accasato in una zona qua vicino, fa riferimento alle fontanelle. Sì, ho visto dei commenti che poi Pino Marinelli, siamo anche amici, probabilmente sì, è un lupo cecoslovacco, come dice lui, che sta qua, la fontanella qua su dell'Acqua del Vivo, che è a 200 metri, magari era a fare un giro così, non lo so. Però insomma, sai, rimetti la macchina a mezzanotte, te lo trovi nel piazzale, non è che gli domandi te chi sei. E spostiamoci adesso al calcio, al termine di una gara molto combattuta. Il Siena batte la Rondinella allo stadio Fiorentino delle Due Strade. A decidere la partita un rigore di Galligani in pieno recupero. La fine di un match con 6 ammoniti tra i bianconeri e i due allenatori entrambi espulsi. I fiorentini sono andati presto in vantaggio al 22esimo con Ricchi. Il pareggio del Siena è invece arrivato a inizio ripresa con Boccardi. Poi tanto agonismo fino al rigore decisivo. Mentre per quanto riguarda il Mazzola, finisce 1-0 la gara tra Signa e Mazzola, un risultato che lascia tanto amaro in bocca a causa delle tante occasioni avute e non sfruttate a dovere dalla squadra di Argilli. Dettagli nel servizio di Veronica Costa. Il Mazzola cade a Signa nel recupero della 10ª giornata di campionato. 1-0 per i locali, che lascia tanto amaro in bocca a causa delle tante occasioni avute e non sfruttate a dovere. Al 22esimo, dopo diversi minuti di pressing biancoceleste, il Signa riparte in contropiede, Bonechi a terra Tempesti che si conquista il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 9 che spiazza Florindi e porta in vantaggio gialloblu. I biancocelesti provano immediatamente a reagire, ma il Mazzola esce sconfitto dalla trasferta di Signa, appuntamento per il 2024, quando il Mazzola farà visita alla Lastrigiana il 7 gennaio. E oggi è veramente frustrante commentare questa partita, perché abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione, dominando un avversario che è terzo in classifica, non riuscendo a portare a casa niente, neanche addirittura un pareggio che comunque ci sarebbe stato stretto. È difficile per chi non ha visto la partita dare un commento del genere, però è così, veramente la mia squadra ha fatto tutto e anche tutto bene tranne la conclusione finale. Adesso il volley, ultima gara di andata per la Emma Villas Siena, in programma martedì 26 dicembre al Palaessa a partire dalle 18 contro i Lupi di Santa Croce. Una partita da vincere per chiudere bene questo primo giro di boa del campionato di A2. Lorenzo Agnelli.
Appuntamento per il grande classico del giorno di Santo Stefano del 26 dicembre per la Ema Villas Siena al Palaestra, perché torna il derby toscano del volley di Serie A2 tra la compagine senese e la Chemas Lamipel Santa Croce. Sarà l'ultima giornata del girone di andata in cui entrambe le squadre vorranno collezionare punti importanti per la classifica e consolidare il percorso positivo in vista della seconda fase del campionato. Loro sono una squadra di un mix di giovani e esperti, diciamo. Hanno giocatori importanti, hanno posti, schiacciatori in grande forma, dai, centrali, palleggiatori molto esperti, quindi dai, dobbiamo fare attenzione su certe cose, ma prima di tutto lavorare sui nostri. E ci sta, è una partita che sarà a casa, un momento speciale dopo Natale, quindi speriamo di fare una bella partita. I senesi ripartono dalla bella vittoria centrata con un sonoro 3-1 a Porto Viro, un match vinto contro una diretta rivale nella lotta per conquistare i playoff. Mentre Santa Croce arriva da un periodo a dir poco fantastico, la squadra biancorossa ha vinto le ultime 4 partite giocate e nella scorsa giornata è riuscita a sconfiggere addirittura la formazione capolista e che fino a quel momento era imbattuta, la Ioasa Batteri Grottazzolina. Sono molto orgoglioso di quest'ultima partita perché i ragazzi hanno dato tutto dentro campo, noi abbiamo lavorato tantissimo su cose specifiche perché dai, ci sono state delle partite difficili di gestire, 4 sconfitte di fila, però ci siamo ripresi, i ragazzi sono stati bravissimi. Dai, ci sta, dobbiamo continuare a giocare così. Quella di martedì 26 dicembre si preannuncia essere una grande battaglia. L'obiettivo davvero è festeggiare sempre tutte le partite, speriamo di vincere, di iniziare un momento che sia bello per tutti, quindi dobbiamo portare questi 3 punti a casa, è un momento bello, siamo fiduciosi, quindi dai, è tutto molto speciale. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire torna una nuova puntata di 7 giorni, ospite il DG delle Scuote di Siena Antonio Barreta, ma vi ricordo anche che l'informazione locale tornerà a partire dal 27 dicembre, mentre domani sera a partire da mezzanotte vi ricordo che daremo in diretta, sarà possibile seguire in diretta a partire appunto da mezzanotte la Santa Messa nel Duomo di Siena. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un sereno Natale.